Buonasera a tutti, benvenuti. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Simone Rubesi, sono un trader della Top Trading Academy. Questa sera vedremo una strategia basata sui cicli, ok? Con una parte anche di volumi, ma prevalentemente sui cicli, con due nostri indicatori proprietari di cui abbiamo il copyright, che sono il ciclo e il DNA. Importante rimanere fino alla fine perché in una prima fase vediamo bene i concetti, ok? Successivamente applichiamo questi concetti utilizzando degli indicatori nostri proprietari di cui abbiamo il copyright e successivamente faremo un'analisi a mercati aperti. Quindi ogni concetto è funzionale alla comprensione di quello successivo, quindi è molto importante. Durante la spiegazione io guarderò a destra e a sinistra in maniera tale da visionare se ci sono domande o dubbi. Ok? Ottimo. Quindi utilizzate chi è all'interno di Webinar Jam, di utilizzare la sezione commenti, mentre chi è sui nostri canali social può chiaramente commentare questa diretta. Allora, prima di iniziare farò un'introduzione ai cicli di borsa, concetto dal quale partono tutte le nostre strategie e indicatori. Andiamo a definire che cos'è un ciclo. Un ciclo non è altro che un periodo di investimento programmato da parte della mano dominante del mercato. Per mano dominante intendiamo quell'insieme di operatori istituzionali di alto livello, esempio BlackRock, questi grandi fondi finanziari che gestiscono diverse migliaia di miliardi, e avendo ingenti quantità di denaro, quindi titoli, future, eccetera, da acquistare o vendere, pianificando differenti temporalità di investimento, generano andamenti regolari. Cosa significa questo che sembra complicato? In realtà è che il mercato ha un andamento ripetitivo, denominato ciclico, semplicemente per un fattore molto, molto semplice, cioè che il denaro entra nel dintorno del minimo, il denaro di questi grandi fondi finanziari, e quando entrano queste massicce quantità di denaro, quello che succede è che la domanda supera l'offerta e il prezzo di qualsiasi cosa nell'economia reale, ma anche in borsa, è dato da domanda e offerta. Quindi se tanta gente vuole un determinato bene, il prezzo di quel bene cosa farà? Sale. Okay? Quindi entrano massicce quantità di denaro e il prezzo sale. Arrivati nei dintorni di un massimo, queste massicce quantità di denaro vengono disinvestite, quindi escono, e a quel punto l'offerta supera la domanda e di conseguenza il prezzo scende. Qui rientrano capitali, prezzo sale e così via. Questo spiega come mai i mercati sono manipolati, ma non sono manipolati perché c'è qualcuno che disegna l'andamento, semplicemente per un fatto economicamente normale, no? Nel momento in cui c'è qualcuno o pochi hanno in mano più del 50% del mercato, di fatto lo controllano. Ti faccio un esempio molto semplice. Se io avessi 10 miliardi di euro, vengo nella tua città, compro tutti gli immobili in vendita. Quello che succede è che se non ci sono immobili in vendita e magari ci sono 50 persone che cercano casa, la prima casa che va sul mercato viene venduta a un prezzo che è 10 volte quello che vale oggi. Perché? Perché ce n'è solo una, quindi tanta domanda e poca offerta. Se io differentemente da questo li metto in vendita tutti insieme, questi immobili, mettiamo che siano migliaia, succede che c'è mezza città in vendita e di conseguenza il prezzo crolla. Perché? Se questi 50 persone vogliono acquistare, o metti che siano anche 100 persone che vogliono acquistare, si trovano di fronte mezza città in vendita, è chiaro che hanno l'imbarazzo della scelta e possono trattare molto di più. Quindi il prezzo crolla, ok? In questo modo io controllo il prezzo degli immobili in quella città perché ho più del 50% del mercato, ok? Questo è il concetto. Questo accade in borsa continuamente, in tutte le temporalità e in tutti i mercati. Ora, quello che noi dobbiamo fare è capire come si muovono questi capitali per seguirli e accodarci. Questo è il concetto, diciamo, di base, dopodiché ovviamente viene applicato all'interno di una metodologia. Iniziamo con lo stabilire la regola principale, cioè che un ciclo inizia su un minimo dei prezzi e finisce su un minimo dei prezzi successivo. Ne esistono i tre tipi, rialzisti, ribassisti e laterali. Andiamo a vedere le varie differenze. Allora, un ciclo rialzista
un ciclo che ha questo tipo di conformazione. Ok? Che tipo di conformazione è questa? Beh, è una conformazione dove la fase di rialzo è più ampia di quella di ribasso e il minimo finale è più alto del minimo iniziale ed il massimo è più vicino al minimo finale. Ok? Viceversa, il ciclo ribassista è un ciclo contrario, cioè che fa questo, dove la fase di ribasso è più ampia di quella di rialzo, dove il minimo finale è più basso del minimo iniziale ed il massimo è più vicino al minimo iniziale. Ok? Dopo invece abbiamo i cicli in laterale, sono dei cicli che hanno un'andatura come questa, dove i due minimi sono sullo stesso livello e la fase di rialzo è equivalente più o meno a quella di ribasso. Questi sono i cicli che troveremo sui mercati, poi andremo a vederli anche sui prezzi, ma è bene averne già un concetto chiaro sin da subito. Detto questo, andiamo a vedere questa immagine che è il cosiddetto cicloma. In buona sostanza rappresenta quella che è la relazione che esiste fra i vari cicli. Abbiamo un ciclo rosso che è formato da tre cicli blu, ogni ciclo blu è formato da due cicli verdi e ogni ciclo verde è formato da tre cicli gialli. La cosa importante in questo caso è capire che ogni ciclo ha dei cicli inferiori e sarà all'interno di cicli superiori. Detto questo, non è importante ora capire le varie durate, eccetera, ma è importante capire un concetto, che nel momento in cui parte un qualsiasi ciclo, in quel punto partono anche e sempre tutti i cicli inferiori. Quindi nel momento in cui il ciclo rosso qui inizia, in quel punto inizierà automaticamente il ciclo blu, il ciclo verde e il ciclo giallo, perché sono inferiori. Stessa cosa anche quando un ciclo termina. Lì finisce il rosso, automaticamente finisce il blu, il verde e il giallo. Questa è una regola ciclica ed è sempre così. Quando inizia o finisce un ciclo, iniziano o finiscono anche tutti i cicli inferiori. Questa è una regola, ok? Detto questo, andiamo a vedere un ulteriore aspetto, che è la quadratura. In questo caso io ho inserito dei periodi che effettivamente si verificano sui mercati. Cioè un ciclo mensile dura 32 giorni di borsa aperta. Quando si parla di periodo di borsa aperta, dobbiamo capire bene cosa significa perché è diverso dai giorni di calendario. Cioè un mensile non dura 32 giorni di calendario, dura 32 giorni di borsa aperta. Per giorni di borsa aperta si intende giorni in cui la borsa ha effettivamente scambiato, quindi ha aperto. E siccome la borsa apre il lunedì e chiude il venerdì, in una settimana noi abbiamo 5 giorni di borsa aperta. In un mese abbiamo 4 settimane da 5 giorni di borsa aperta, quindi avremo 20-22 giorni di borsa aperta. Quindi un mensile non è un mese, un mensile è circa un mese e mezzo, perché ne abbiamo 32. Ok? Anche il ciclo 16 giorni non è 2 settimane di calendario, ma è 3 settimane più un giorno, perché abbiamo detto che ogni settimana ne è 5. Poi c'è il ciclo chiamato settimanale, che in realtà è un 8 giorni di borsa aperta che dura una settimana e mezzo. Ok? Questo è importante per evitare di fare confusione fra periodo ciclico e periodo di calendario. E poi vediamo anche un ulteriore aspetto, che è quello della tendenza. Qui, nello specifico, abbiamo detto che quando il minimo finale di un ciclo è più alto del minimo iniziale, è rialzista. Ok? Oltre a questo, noi osserviamo che, nel mentre che il ciclo mensile sale, anche i sottocicli subiscono quella tendenza. Quindi avremo anche 16 giorni rialzista, avremo anche il ciclo una settimana rialzista e così via.
Quindi, da un punto di vista, diciamo, un po' più in scala, vi faccio vedere. Se questo è il mensile sarà formato da 2 16 giorni, che hanno al loro interno 2 8 giorni, che hanno al loro interno 2 4 giorni, e così via, no? Cosa si nota da questa immagine? Beh, si nota chiaramente che quando il mensile sale, i sottocicli hanno questo tipo di conformazione, quindi orientata verso l'alto e di conseguenza rialzista. Quando invece il mensile sta scendendo, i sottocicli hanno questo tipo di conformazione, quindi orientata verso il basso e di conseguenza ribassista. Ci siamo, questo è importante e poi ci servirà nella parte operativa per capire bene come fare a capire se un ciclo è rialzista o ribassista. Però dopo ci torneremo, ma qua mi interessa farti capire che comunque esiste un'influenza da parte dei cicli inferiori, superiori su quelli inferiori. Questo è fondamentale. Ora, detto questo, andiamo a vedere un ulteriore concetto. Da studi statistici possiamo affermare che il mercato si replica nella maggior parte delle volte con le seguenti conformazioni cicliche, dai cicli più lunghi a quelli più brevi. Partiamo considerando il ciclo mezzo secolare, che è un ciclo che dura all'incirca 50 anni, quindi non è un ciclo. Immagino che sia di interesse per nessuno, perché nessuno di voi immagino voglia fare investimenti a 50 anni. Però lo consideriamo da un punto di vista didattico, il quale è formato da due ventennali, che sono formati a due decennali, che sono formati a due cicli economici, che hanno al loro interno due biennali. I biennali hanno all'interno due annuali, ok? Questi annuali non hanno due semestrali come accadeva circa 7-8 anni fa, ma hanno al loro interno 1, 2, 3 cicli intermestrali, che a loro volta hanno al loro interno 3 mensili ciascuno. Ok? Dato il mensile, riprende la suddivisione classica, quindi il mensile ha 2 16 giorni, che hanno all'interno 2 8 giorni e così via, fino a cicli che possono durare anche una sola ora. L'analisi che faremo in diretta sul DAX sarà di un ciclo giornaliero, ma ovviamente tutto ciò che vediamo si può utilizzare per tutti i cicli di tutti i mercati in tutte le temporalità, senza limite. Chiaro? Fino qui, dubbi, domande? Fatemi sapere se ci sono domande di sorta. Tutto chiaro per tutti? Ok. Tenetemi aggiornato in chat sempre, anche da YouTube e Facebook. Bene. Ok, detto ciò, allora andiamo a vedere un esempio sui grafici. Qui abbiamo nello specifico un indicatore di ciclo, come vedete qua sopra, ma prima di andare a capire come funziona questo indicatore, dobbiamo fare che cosa? Dobbiamo capire che effettivamente esiste una ciclicità, no? Come avevamo visto. Questo è un grafico di euro-dollaro con time frame giornaliero, vuol dire che ogni candelina o rossa o verde rappresenta un giorno di contrattazione, e oltre a vedere che esiste una ciclicità, vediamo anche che ci sono cicli diversi, no? Abbiamo questo che è un laterale, dove i due minimi sono sullo stesso livello. Abbiamo un ciclo ribassista, dove il minimo finale questo, che è comunque la fase di ribasso molto più ampia rispetto a quella di rialzo. Quest'altro è stato il laterale, quest'ultimo invece
fatto una cosa di questo tipo e poi è ripartito. Siccome il minimo non è mai sceso sotto il minimo iniziale, questo qui è stato un ciclo rialzista. Chiaro? Quindi noi abbiamo tutti e tre i cicli, no? Qui lo vediamo sul biennale, ma ovviamente questo indicatore si può utilizzare in tutti i cicli di tutti i mercati. Quindi potremmo vedere il giornaliero dell'S&P, 2 giorni dell'oro, su tutto. Una cosa che ci tengo appunto a dire è che da un punto di vista concettuale, quello che noi dobbiamo fare è individuare aree di minimo per comprare e chiudere nelle aree di massimo, oppure mettersi in short nelle aree di massimo o vendere allo scoperto, chiudere la posizione nelle aree di minimo. Molto semplice. Ok? A questo punto noi dobbiamo capire in che area siamo, no? Cioè se siamo sul minimo, siamo sul massimo, siamo sulla salita, siamo sulla discesa. Ci viene incontro il primo indicatore che vediamo stasera, che si chiama indicatore di ciclo. È un indicatore nostro, proprietario, di cui abbiamo il copyright, è automatico, vuol dire che lui si mantiene aggiornato in tempo reale, si può settare in tutti i mercati, in tutte le temporalità e con qualsiasi time frame, quindi va bene per tutto, perché tutto ha un concetto di manipolazione programmata. A questo punto vediamo che questo indicatore è formato da 3 linee. Abbiamo la linea continua, che è la traiettoria del ciclo. Poi abbiamo la linea tratteggiata orizzontale, che è l'asse dello zero, importante. E poi abbiamo la linea tratteggiata sinusoidale, che è la velocità del ciclo. Andiamo a vedere che cosa rappresentano questi indicatori. Allora, quando la linea tratteggiata sinusoidale, cioè la nostra velocità, attraversa l'asse dello zero dall'alto in basso, saremo in una zona di massimo. Quindi quando noi abbiamo questa situazione, ok, dove la velocità attraversa dall'alto andando in basso l'asse dello zero, qui l'indicatore ci sta indicando che siamo in corrispondenza di un massimo di prezzo. E viceversa, nel momento in cui noi abbiamo la linea tratteggiata, cioè la velocità che attraversa l'asse dello zero, a questo punto dal basso verso l'alto, ci troveremo in una zona di minimo. Quindi nel momento in cui noi abbiamo questa situazione che è arrivata da questa direzione, lì saremo in una zona di minimo. Ci siamo? Quindi noi dobbiamo osservare in sostanza dov'è la velocità in relazione all'asse dello zero. Questo è quello che dobbiamo fare. Andiamo a vedere degli esempi. Prendiamo l'immagine di prima. Partiamo dal primo minimo. Primo minimo abbiamo detto che è quando la velocità da sotto incrocia va sopra, cioè questo. Questa è un'area di minimo. A questo punto quello che succede è che la velocità va sopra l'asse dello zero. E quando la velocità è sopra l'asse dello zero, mi indica salita del prezzo. Quindi salita, salita, salita. Fintanto che questa è sopra, avremo una salita. Salita, 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 fino a questo massimo. Perché dico massimo? Perché abbiamo detto che l'incrocio opposto indica un'area di massimo. Di conseguenza, da questo punto, il nostro indicatore ci ha indicato salita e difatti ci ha dato l'indicazione corretta. Da qua la velocità va sotto, quindi indicando discesa, 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 fino a questo punto. E anche in questo caso il prezzo è andato nella direzione corretta. Qui nuovamente abbiamo area di minimo. Salita, 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 fino qua. Ancora una volta, direzione corretta. Qui, ancora una volta, massimo, perché abbiamo l'incrocio opposto, discesa, 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 fino qua. E ancora una volta, anche in questo caso, il prezzo è andato nella direzione corretta. E qui, area di minimo, quindi salita, 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 fino qua.
E ancora una volta il prezzo è andato nella direzione corretta e indicata dall'indicatore. Quindi, in sostanza, questo indicatore a colpo d'occhio mi dice se sono sul minimo, se sono sul massimo, se sono una salita o se sono su una discesa. Perché velocità che incrocia da sotto a sopra, minimo, velocità sopra, salita, velocità che incrocia da sopra a sotto, massimo. Velocità sotto, discesa. E questo vale per tutti i cicli, cioè questi sono minimi, massimi, salite e discese del biennale, ma potremmo vedere il giornaliero, del 2 giorni, del 4 giorni, dell'8 giorni, del mensile, di tutti i cicli. E lo vediamo a colpo d'occhio, quindi ci dà un'indicazione estremamente importante, perché io so dove sono e dove sto andando per il mio periodo di tempo. Chiaro? Domande su questo? O ci siamo? Fatemi sapere se... Sei chiaro? Ottimo. Bene. Perfetto, tutto chiaro, ottimo. Benissimo, allora andiamo avanti. Andiamo a vedere il secondo indicatore, si chiama DNA. Prima di spiegarvi come funziona, anche qui vi anticipo che è un indicatore nostro proprietario, come l'indicatore di ciclo non si trova in nessuna piattaforma se non presso di noi, che non siamo una piattaforma, intendo... E lo possono avere solo i nostri utenti ed è un indicatore anche questo automatico, si mantiene aggiornato in tempo reale, anche questo è ciclico e lo si setta anche questo in tutti i mercati, in tutte le temporalità, in tutti i time frame, ok? Ed è un algoritmo che elabora un'analisi di dati ed esso sviluppa un'ipotesi di futuro possibile. Dico possibile perché ovviamente l'ipotesi è probabilistica, non esiste nulla di certo in borsa, intendo che non esiste nulla che al 100% ti porta in profitto. Non esiste una metodologia, una tecnica, un indicatore che fa il 100% delle operazioni corrette. Ok? Chi dice il contrario, insomma, bisogna stare attenti. Ok? Questo non vuol dire che non esista un metodo certamente performante, questo esiste. Ma anche un metodo certamente performante ha una percentuale di errore, più o meno che sia. Ok? E l'ipotesi è ciclica, ossia relazionata a un ciclo di borsa. Essendo un'ipotesi relazionata a un ciclo di borsa, possiamo affermare che le percentuali di correttezza variano in relazione al periodo preso in esame. In che modo? Più è lungo il periodo, meno probabilità d'errore alla previsione. Perché? Perché nel momento in cui il sistema mi fa una previsione di lungo periodo, è molto più complicato per le maniforti generare scossoni nell'arco di anni. È molto più semplice creare una finta, uno scossone nell'arco della giornata, no? Sono richiesti molti meno soldi per creare finta all'interno della giornata piuttosto che in un biennale o in un quinquennale, ok? Questo non vuol dire che non si possa fare trading breve, assolutamente. Dopo vediamo che alla fine nel metodo completo le percentuali poi vanno a più o meno ad eguagliarsi. Prima vediamo le caratteristiche. Allora, il DNA è questo indicatore verde, anche qui lo vediamo sul biennale, perché poi lo vediamo anche sul giornaliero del DAX. E ci tengo a spiegarvi cosa ci indica e come funziona. Allora, la prima cosa che abbiamo visto è che è ciclico, in questo caso è sul biennale, quindi da minimo a minimo passeranno 2 anni. Ok? Abbiamo visto prima, e qui ci tengo a riprendere il concetto che esistono cicli rialzisti e cicli ribassisti. Un ciclo rialzista è un ciclo che ha un minimo finale più alto del minimo iniziale e ha una
massimo vicino al minimo iniziale e la fase di rialzo che è più ampia di quella di ribasso. Ciclo ribassista invece è contrario, minimo finale più basso di quello iniziale, fase di ribasso più ampia di quella di rialzo ed il massimo più vicino al minimo iniziale, tendenzialmente. Questo indicatore però non incorpora questo tipo di tendenza, cioè lui mi dà un'ipotesi di futuro possibile da un punto di vista di tempo, ma non da un punto di vista di prezzo. Cosa significa? Significa che se questa è la data di oggi, mettiamo che questo, oggi è il 14 novembre, Mettiamo che qui sia partito il 13, 5, 24. Qui passano 2 anni, quindi mettiamo che questo sia più o meno il 15, 5 del 26 e che il massimo me lo dia supponiamo anche qui il 13. Adesso non è importante la data precisa, ma è importante il concetto, del 25. Quindi questo indicatore mi sta dicendo che cosa? Mi sta dicendo che da oggi al 13 di maggio il prezzo sale. Ok? Questo è quello che mi dice. Ma non mi dice che arriverà qua. Potrebbe arrivare qui, come potrebbe arrivare qua sopra. Perché lui mi dà una previsione di inversione futura da un punto di vista temporale. Poi, io come faccio a sapere se sarà un massimo importante oppure no? Devo capire se il ciclo che sto osservando è rialzista o ribassista prima ancora che parta. Vi spiegherò come capirlo successivamente. Però supponiamo di avere davanti, voi lo sapete a priori, supponiamo di avere davanti un ciclo rialzista. Se è un ciclo rialzista, io mi devo aspettare questo. Quindi ho questa situazione qua, dove il mio minimo finale è più alto del minimo iniziale ed il massimo è più vicino al minimo finale. Se invece io ho davanti un ciclo ribassista, mi aspetterò un andamento un po' più di questo tipo, con il minimo finale più basso, perché sono in questa situazione qua, minimo finale più basso del minimo iniziale ed il massimo, che è tendenzialmente questo, oppure un doppio massimo. Ok? Quindi da un punto di vista operativo cambia la situazione, perché se io sono nel ciclo verde, io qui compro e vendo qua su, mi faccio tutta questa salita. Se so di essere su un ciclo rosso, beh, allora io ho convenienza a attendere questo massimo e mettermi a ribasso, no? Quindi io non è che devo fare le due ipotesi, io a priori so se sono nell'ipotesi verde o nell'ipotesi rossa. Dopo vi spiegherò come. Però è importante che capiate il concetto. Quindi io so tra quanto tempo, tra quante ore, tra quanti giorni avrò il mio punto di inversione. Chiaro? Domande, dubbio? Ci siamo? Tutto chiaro, ottimo, perfetto. Siamo? Bene, ottimo, perfetto. Molto bene. Ottimo, ottimo. Perfetto. Vedo che è chiaro per tutti, quindi non ci sono domande, andiamo avanti. Importante capire bene i concetti perché poi mettiamo tutto insieme, eh? Quindi è importante.
Eravamo rimasti che più è lungo il periodo e più è corretta la nostra previsione. Di che percentuali parliamo? Allora andiamo da un 40% di un giornaliero fino a un ventennale del 75%. Allora, 40% uno potrebbe pensare, beh, pochissimo, tiro la moneta, 50-50, sale uscendo, più probabilità. No, no perché? Perché in borsa si deve operare, non si può, si deve operare con un ritorno su rischio di un certo tipo. Con questa metodologia il ritorno su rischio è 4. Ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che se il mio target è 400 punti, io mi assumerò un rischio massimo di 100. Quindi il mio ritorno, il mio target deve essere 4 volte superiore al rischio. Se il target è 800, rischio massimo 200. Se il target è 1000, rischio massimo è 250, ok? Quindi c'è sempre questa relazione. Ora, se io opero con questo ritorno su rischio, beh, il 40% diventa interessante, addirittura il 30% diventa interessante. Se io faccio tre operazioni dove incasso 400, porto a casa 1200, le restanti 7 che sbaglio, perdo 100 ognuna, dove 1200 l'incasso, 700 li perdo, io ho un netto di 500. Solamente con tre operazioni giuste su 10, che è pochissimo. Il metodo al completo, questo metodo qua, ti può portare a farne 6 giuste, no? Dove 6 per 4, in caso 2004, restanti 4 che io sbaglio, mi fanno perdere 100 ognuna, quindi 2004 io incassati, 400 io persi, io ho comunque un netto di 2000. E di quanto è fondamentale avere il ritorno sul rischio stabile, preciso e sapere come calcolarlo. E con questo concetto basterebbe solo un giornaliero, un DNA di un giornaliero, operando con questo ritorno sul rischio per essere performanti. Chiaro che tutto il metodo è nettamente superiore, però ci tengo a farti capire che il ritorno sul rischio è un qualcosa di iper fondamentale. È iperfondamentale perché? Perché di base è la linea di demarcazione tra chi guadagna e guadagnerà nel tempo e chi prima o poi perderà tutto. Perché è pieno il mondo di persone che fanno il 95% di operazioni giuste, poi ne sbagliano una e bruciano il conto. O chi fa 3 mesi bellissimi e poi dopo in una settimana brucia tutti i soldi. Ok? Quindi, per fare questo mestiere in maniera performante e professionale, perché la linea di demarcazione fra il professionismo in questo settore e il dilettantismo è ampia, cioè è una linea molto sottile, scusami. Perché dico questo? Perché tu per avere una metodologia costantemente performante, tu hai bisogno di 5 cose, che se te ne manca anche solo una, purtroppo sei destinato a perdere. La prima è che il metodo abbia delle logiche fondamentali. Quindi se un metodo ha delle logiche economiche, allora potrà essere stabile. Ma se è frutto di analisi grafica, statistica o tecnica, purtroppo oggi funziona, domani non lo sai. Perché semplicemente analizzi il grafico indietro a livello di andamento, sperando che nel futuro il grafico continui a comportarsi così, ma non è detto. Quindi questo è il primo aspetto. Secondo aspetto. Il metodo deve essere oggettivo, perché se io ci vedo delle cose e tu ce ne vedi delle altre, abbiamo già finito. Io avrò i miei risultati, tu i tuoi, non si sa se saranno replicabili, e non è un metodo, è un'arte a quel punto. Terzo, ritorno sul rischio, perché io devo sapere quanto sto rischiando in relazione a quello che andrò a prendere. Perché? Perché a quel punto potrei perdere tutto in un'unica operazione se non so quello che sto rischiando. Stessa cosa, devo sapere quante operazioni faccio giuste su 10 e questi due valori devono essere costanti, perché
Io non posso fare 20 operazioni di fila sbagliate, perché sennò perdo soldi. Altra cosa, corretta gestione del capitale. Cioè io devo sapere gestire correttamente il capitale, perché se io punto tutti i soldi che ho in due operazioni, posso andarmi male, posso bruciare il conto, magari con la migliore strategia del mondo. Quindi questo è importantissimo. Tu, ognuno di questi punti è vitale. Se te ne manca che solo uno, purtroppo, o sei a scadenza, oppure stai perdendo e non sei neanche riuscito ad andare in profitto. Ma stai certo che se non hai sotto controllo queste variabili, purtroppo prima o poi ti farai molto male. Questo è un dato di fatto. Detto questo, spero che vi sia stato chiaro questo concetto e l'abbiate compreso perché è importantissimo. Se ci sono domande, chiaramente fatele, eh? Non abbiate problemi. Detto questo, andiamo a vedere un altro aspetto. Essendo quindi la previsione inerente ad un determinato ciclo, può essere utilizzata con profitto durante il trading o negli investimenti di lungo periodo. Per fare ciò dobbiamo capire i punti di forza e di debolezza del DNA affinché lo si possa utilizzare al meglio. In sostanza sono quelli che abbiamo già visto. Cioè, è sviluppato su asse zero, quindi senza tendenza. Quindi mi darà una previsione futura a livello temporale, ma non a livello di prezzo. Essendo ciclico, sviluppa una previsione dei prezzi in relazione al ciclo su cui è stato tarato. Permette di individuare massimi e minimi con strabiliante precisione. Ok? Quindi è quello che abbiamo visto un po' prima, no? Quindi vediamo minimi e massimi precisi. Questo è un DNA di un biennale, ma lo potremmo settare sul giornaliero, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo tutto quello che ci serve. Qui vediamo un aspetto ulteriore, cioè una miglioria nel concetto, dove in questo caso io ho settato due DNA. Ok? Perché ho settato due DNA e che DNA sono? Allora, quello verde è un DNA di un ciclo a 4 giorni. Questo qui è un grafico, quello bianco, un grafico del FTSE MIB, non è di oggi, ma è funzionale per far capire il concetto, con time frame a 5 minuti. Quindi quello sopra è un 4 giorni, quello sotto è un 2 giorni. Perché li ho settati? Per un concetto che abbiamo visto prima, cioè noi abbiamo detto prima che quando parte un qualsiasi ciclo, partono sempre anche tutti i cicli inferiori. Quindi riprendiamo un attimo questo disegno, così ce l'hai chiaro. Questo è il concetto. Se io voglio tradare il 4 giorni, che è composto da 2 e 2 giorni, sono composti da 4 cicli giornalieri, cioè il ciclo a 4 giorni è composto da 4 giornalieri e ogni 2 giorni è composto da 2 giornalieri. Quindi in questo disegno cosa osserviamo? Che quando parte un ciclo a 4, come in questo punto, lì certamente partono i 2 giorni giornaliero. Non ci sono dubbi, no? E difatti, se noi settiamo il DNA dei 4 giorni, il minimo deve corrispondere anche al DNA del 2 giorni, perché se riparte il 4, certamente deve partire il 2. Quindi, se lì i due DNA fossero non allineati, con tutte e due che mi identificano al minimo, chiaramente uno dei due starebbe sbagliando e a quel punto non dovrei operare. Capita raramente, perché è ovvio che quando parte il 4 deve partire anche il 2, quindi è molto raro che siano disallineati, ma può capitare. In quel caso non si opera perché noi dobbiamo operare di qualità quando tutte le caratteristiche e tutte le probabilità sono a nostro favore. È meglio operare meno, ma caricando quando è ora, piuttosto che operare sempre prendendosi dei rischi totalmente inutili. Quindi in quel punto lì
Noi abbiamo un allineamento fra i 4 giorni e a quel punto deve esserci anche un minimo di 2 giorni. Che cosa mi devo aspettare quindi dal prezzo? Beh, la domanda è: dipende se questo 4 giorni è rialzista o se questo 4 giorni è ribassista. Non vi ho ancora spiegato come si fa a capirlo anticipatamente. Adesso facciamo tutta l'ipotesi. Voi non dovrete farlo, ma è per avere chiare le idee. Ciclo rialzista, abbiamo detto che è questo, fase di rialzo che è più ampia di quella di ribasso, minimo finale più alto di quello iniziale ed il massimo vicino al minimo finale. Quindi quello che io mi aspetterò da questo prezzo è una cosa di questo tipo, dove io qua ho il massimo del primo 2 giorni, qui ho il minimo che chiaramente comunque scende, ma seguendo la tendenza, il massimo del 4 che me lo fa sul massimo del secondo 2 giorni, e di conseguenza io qui avrò il mio 4 giorni con al suo interno il mio ciclo, i miei 2 cicli a 2 giorni. Ok? Se invece fosse un ciclo ribassista, mi dovrei aspettare una cosa diversa. Perché il ciclo ribassista è fatto in questa maniera, quindi minimo finale più basso di quello iniziale, fase di ribasso più ampia di quella di rialzo. Quindi quello che succederebbe probabilmente in questa situazione qui è questo, dove ho il minimo finale più basso di quello di partenza, con un ciclo a 4 giorni ribassista, dove ho all'interno 2 cicli, 2 giorni, anche se ribassisti. Ok? Chiaro, dubbi, domande su questo? Fatemi sapere se ci siete, se ci sono domande. Perfetto. Ottimo. Molto bene. A questo punto, se è tutto chiaro, andiamo a vedere anche la parte di analisi. Allora, questo qui è un grafico in tempo reale, questo è DAX in tempo reale, con time frame a 1 minuto. Qui abbiamo il DNA del giornaliero e qui sotto l'indicatore di ciclo. Ora, quello che osserviamo, quello che dobbiamo osservare, prima di fare delle ipotesi, è un ulteriore aspetto che non vi ho ancora spiegato. Noi abbiamo detto che abbiamo cicli rialzisti e cicli ribassisti. Da un punto di vista operativo, il ciclo rialzista lo si trada al rialzo, quindi si entra qui e si rimane fino al massimo. Se il ciclo è ribassista, si shorta qui e si chiude la posizione nel minimo. Queste due fasi, quindi questa e questa, non si tradano. Qua ci mettiamo una bella X. Quindi si trada solo una delle due fasi. Ora, qui può nascere una domanda spontanea: perché non la trado se comunque riesco a individuare? La risposta è che in queste fasi il ritorno su rischio è sicuramente inferiore di 4, talvolta inferiore di 1. Quindi è una situazione in cui non ci dobbiamo mettere. È inutile andare a rischiare di più quando possiamo prenderci la tendenza più lunga, più sicura e più performante. A questo punto nasce la domanda spontanea: come faccio a sapere se quel ciclo è rialzista o ribassista prima ancora che parta? Perché io lo devo sapere prima. Lo so guardando
i cicli superiori. Quale devo guardare nello specifico? Un ciclo di 4 ordini superiore partendo da quello che mi interessa. Quindi giornaliero il primo, 2 giorni, 4 giorni, 8 giorni. Quindi in sostanza, per tradare il giornaliero, devo guardare anche un 8 giorni che ho inserito qua. Andiamo a prendere quello che vi ho fatto come esempio. Dopo andiamo anche in tempo reale, però mi interessa prima prendere questo come esempio, perché ho diviso tutti i cicli giornalieri. Allora, questo qui, vabbè, è un 8 giorni che parte da questo minimo e arriva a questo, e questo è un indicatore di ciclo, questo qui rosso. Che indicatore di ciclo è? Beh, è un indicatore di ciclo a 8 giorni perché gli ho dato il settaggio per un 8 giorni. E ovviamente un 8 giorni al suo interno avrà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giornalieri, come è presumibile pensare. E oltre a questo, cosa possiamo vedere abbastanza chiaramente? Che quando l'8 giorni sale, ovvero la sua velocità è sopra l'asse dello zero, i giornalieri sono fatti in questa maniera, quindi sbilanciati verso l'alto, ovvero rialzisti. Quando invece l'8 giorni ha la velocità sotto l'asse dello zero, quindi quando sta scendendo, i giornalieri hanno questo tipo di andamento, quindi ribassista. Pertanto, a livello operativo, io quando l'8 giorni sale sul giornaliero farò solo ed esclusivamente i long. Quando l'8 giorni scende sul giornaliero farò solo ed esclusivamente gli short. Il motivo è presto dimostrato, nel senso che se io prendo questi rialzi, questo rialzo, questo, 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 questo e questo, in relazione alle discese c'è una bella differenza, no? Nella parte sinistra le discese sono insignificanti, nella parte destra le salite sono insignificanti. Quindi se tu tenti di prenderti questi piccoli rialzi, quando la velocità è qua sotto, la garanzia è di bruciare soldi, perché questi piccoli rialzi con un 8 giorni che spinge al ribasso sono pericolosissimi. Qui il rischio è altissimo, stai cercando di prenderti un profitto misero con un rischio che ti arrivi una fiammata pesante che poi arriva. Quindi è totalmente inutile tradare questi rialzi. Stessa cosa al contrario, andare a tradare questi piccoli ribassi quando improvvisamente partono delle fiammate al rialzo, perché l'8 giorni ha la velocità sopra e sta spingendo, è qualcosa di totalmente inutile, insignificante, pericoloso e insensato. Quindi quello che si fa è tradare al rialzo a sinistra, cioè quando la velocità è sopra, tradare al ribasso quando la velocità è a destra ed è sotto, ok? Cioè, per farti vedere, quindi qua si compra, si arriva sul massimo, si vende, si aspetta, aspetto il minimo, compro, arrivo sul massimo, vendo, aspetto, compro sul minimo, arrivo sul massimo, vendo, aspetto, arrivo sul minimo, compro, arrivo sul massimo, vendo, aspetto, arrivo sul minimo. Qui bisogna fare attenzione. Perché bisogna fare attenzione? Perché io ho una situazione dove la velocità è in procinto di invertire. Ok? Sono passati 4 giornalieri, quindi il mio 8 giorni è a metà, sta per invertire. E ho velocità che si sta. So che questo ciclo qui è una lateralità che poi darà vita all'inversione. Io qui ho due strade. O lo salto per prudenzialità, che è la cosa migliore, oppure lo trado al rialzo, ma facendo attenzione, perché so benissimo che qui non è come quando la velocità è così alta o così bassa. Faccio un po' più attenzione perché è più rischioso. Quindi mettiamo che io lo salti, arrivo sul nuovo minimo, dico bello, va la velocità qua sotto, perfetto.
questo punto devo fare i ribassi, quindi aspetto il massimo e vado short, chiudo, aspetto il massimo, vado short, chiudo, aspetto il massimo e vado short. Ok? Questa è l'operatività che dobbiamo fare. Per semplificare, velocità dell'8 giorni sopra, giornaliero long, velocità dell'8 giorni sotto, giornaliero short. Molto semplice. A questo punto andiamo a vedere nella situazione odierna. Facciamo un attimo così, un po' più. Vabbè, poi qua ci sono vari esempi di tutti questi 8 giorni, dove si vede molto chiaramente, no? Le fasi di rialzo, di ribasso, di rialzo, di ribasso, di rialzo, di ribasso. Attualmente noi siamo entrati in una fase dove la velocità ha appena rotto l'asse dello zero al rialzo. Quindi io il mio giornaliero lo dovrò fare al rialzo o al ribasso se la velocità ha appena oltrepassato l'asse dello zero? Secondo te? Dammi una risposta in chat. Così vediamo se è attento. Ok, rialzo bene. Ok. Sì, esatto, bisogna andare a rialzo. Quindi io vado sul mio giornaliero, qui vedo chiaramente che il giornaliero è partito in quest'area, ha raggiunto già il massimo e adesso si sta dirigendo verso un'area di minimo che sarà domani in mattinata. Quindi io cosa mi devo aspettare? Mi devo aspettare che il prezzo, che è quello bianco, ricordo, faccia una cosa di questo tipo. Ok? Dove questo sarà più o meno l'andamento della velocità. L'asse, questo è l'indicatore di ciclo e questo è probabilmente il nostro DNA. Quindi, come vedi, è una situazione ben chiara e ben visibile, no? Cioè, tu prima di entrare al mercato hai bisogno di che cosa? Del prezzo in corrispondenza del minimo del DNA e che la velocità del ciclo giornaliero vada sopra l'asse dello zero. Lì siamo in un'area di minimo, qui si va long, si compra e si chiuderà sui massimi, dove ho questo che inverte o arriviamo alla velocità del DNA. Una volta che siamo lì, aspettiamo un nuovo minimo uguale, rottura della velocità, minimo il DNA, si compra e si aspetta l'area di massimo. Vedi quanto diventa più semplice l'operatività con degli indicatori di questo tipo? E attenzione, qui stiamo vedendo due indicatori super basici, seppur siano avanti anni luce rispetto a quello che c'è in giro, rispetto a quello che abbiamo sviluppato, sono l'ABC, che cioè sono due indicatori basici che già ti portano avanti anni luce, ma considera che abbiamo sviluppato molto altro. Indicatori volumetrici che ti danno il punto esatto dove stanno entrando i capitali che daranno vita alla partenza, sapere dove mettere il target, lo stop, calcolare i ritorni sul rischio precisi, eccetera, eccetera. Ma già questo, che è una base, ti fa capire quanto è importante e fondamentale avere una metodologia precisa che si basi su delle logiche economiche in modo tale che ti dia dei punti di ingresso chiari. Questo è il punto. Stiamo parlando di indicatori, questi che vedete esistono da più o meno 15 anni, non li ho sviluppati interamente io sono abbastanza giovane, ma il mio socio che fa questo lavoro da più di 20 anni è roba che ha sviluppato tanti anni fa. Devo dire che dopo tantissimi anni di studi, test e soldi persi, siamo arrivati a un punto veramente soddisfacente perché questi indicatori chiunque li prende in mano li può usare. Basta semplicemente imparare a settarli e funzionano. E questo è un grande vantaggio perché chiunque può prenderli, capire
quali sono i pregi e i difetti e utilizzarli. Quindi accelera il processo di apprendimento in questo settore in maniera esponenziale. Tu immagina che i dati ufficiali europei dichiarano che le persone tra l'80 e il 90% in questo settore perdono. E normalmente prima di arrivare a diventare performanti ci mettono 5 anni, normalmente. Noi abbiamo persone che dopo 3 mesi sono profittevoli, ma non perché siamo dei geni, ma semplicemente perché siamo riusciti a rendere le cose oggettive, usufruibili. Sarebbe come dire che se uno deve imparare a costruirsi un'automobile ci mette 20 anni di lavoro. È vero. Ma se uno ha già un'automobile, se la compra funzionante, deve solo imparare a guidarla. Quindi l'arrivare a guidarla, se tu hai già un'automobile funzionante, è molto più veloce rispetto che a costruirla, capire come funziona il motore, cioè di essere ingegnere, no? Mentre per guidare un'automobile lo fa chiunque. Qui è la stessa cosa, non è necessario che tu sappia come funzionano tutti i calcoli, gli algoritmi dietro. Hai un indicatore, sai come devi usarlo e lo usi. E ti porta determinati risultati. Questo è, da qui noi abbiamo sviluppato quella che è la Top Trading Academy, che è la nostra accademia, e in particolare questo tipo di percorso si chiama All Inclusive, ok? Te lo faccio vedere da qua. È formato da tutta una serie di video, sono circa più di 100 video, sono tutti corti, massimo 10-15 minuti, però ti portano all'utilizzo delle nostre metodologie, indicatori e ti danno tutta la conoscenza che ti serve, dopodiché ti diamo i nostri indicatori che puoi usare mettendoli in pratica e successivamente ti diamo supporto per riuscire ad arrivare a essere performante se dovessi avere dubbi, domande di qualsiasi tipo. Quindi questo è super fondamentale. Ti faccio una domanda ora: quanto vale una metodologia che con 5.000 euro potrebbe farti fare anche solo 1.000 euro al mese? La risposta a questa domanda può essere varia, ma certamente è tanto la risposta. Perché tu considera che qui hai un metodo che non solo ti porta a un risultato, che quello è già ottimo, ma è un metodo che ti evita quegli errori che certamente faresti. Tu considera che questo settore è un settore che non concede sconti, ok? Quando sbagli paghi, sbagli un'operazione perdi soldi. Prima che tu riesci ad arrivare da solo a capire tutti questi concetti, devi sbagliare decine di volte, perdere centinaia e migliaia di euro. Quindi avere un metodo che ti porta diretto al risultato, ti fa risparmiare un botto di soldi in errori non fatti, frustrazione e ti porta direttamente al risultato. Ok? Seguito, noi ti diamo assistenza vita, ti diamo i contenuti per tutta la vita. Quindi arrivi per forza a essere performante nel momento in cui ti impegni. In più considera che sei in un settore che ad oggi vale più di 30 volte il PIL mondiale e cresce a più del 10% l'anno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sempre più soldi, già la borsa ha la stragrande maggioranza dei soldi che ci sono sul pianeta, ma continuano a fluire dall'economia reale alla borsa. Quello che si osserva è che ci sono sempre più aziende in crisi, perché è un dato di fatto. E questa crisi non è dovuta alla mancanza di soldi. Semplicemente i soldi non sono più nell'economia reale, ma vanno in finanza. Se poi ci mettiamo che le grosse imprese stanno automatizzando tutti i processi produttivi, quindi non c'è più bisogno di operai perché ci sono i robot, intelligenze artificiali che fanno tutto. Sono uscite 2 o 3 anni fa e ad oggi già fanno tutto, fanno analisi, fanno testi, fanno grafica, fanno veramente tutto. Tu proiettalo avanti fra 3-4 anni, con la velocità di espansione. Io penso che nel giro di qualche anno chi non avrà un reddito da attività finanziaria sarà disoccupato o potrebbe non avere un reddito. Quindi oggi più che mai è importante avere un'attività di questo tipo. Una domanda: nella situazione com'è il mercato in momento, come si comportano gli indicatori? Te l'ho appena fatto vedere, Adrian. Quello che abbiamo fatto non è un'analisi a caso, è un'analisi di adesso.
col mercato che andava. Quindi quegli indicatori, come tutto ciò che abbiamo sviluppato anche nella parte volumetrica, non smetterà mai di funzionare. Perché? Perché al di là di quello che succede, il denaro muove il prezzo. Se tu segui il denaro, allora sarai efficace anche nella previsione del prezzo. Se tu guardi le notizie, se tu guardi la statistica, se tu guardi le figure geometriche, se tu guardi le idee che hanno gli altri, quella roba lì non funziona nel lungo periodo. Può funzionare un periodo, ma non per sempre. Chiaro questo? Poi tieni anche conto una cosa, che il trading è un'attività veramente interessante, perché al di là di tutto quello che abbiamo detto sulla situazione attuale a livello mondiale, è un'attività che richiede investimento quasi pari a zero, basta un PC e una connessione. E io la paragono a un'attività imprenditoriale, perché lo è. Qualsiasi attività in qualsiasi settore, se tu vuoi aprire un'azienda, che sia un'azienda commerciale, di produzione, nel food and beverage, qualsiasi cosa tu voglia fare in termini aziendali, per partire ti servono decine di migliaia di euro, minimo, tra affitto di locali, merce, personale, apertura a partita IVA, notaio, spese burocratiche, ti vanno via tanti soldi. E la statistica è che la maggior parte delle aziende fallisce entro il primo anno. Questo è quello che succede normalmente. Qua tu hai la possibilità di iniziare praticamente con un investimento pari allo zero. Questo è un settore che per fare 100 euro, 1000 euro al giorno, tecnicamente è la stessa cosa. Dipende da quanto denaro metti su quell'operazione e hai una possibilità di crescita incredibile, come dicevamo, no? Perché puoi raddoppiare nell'arco di un click. Non è come un'azienda di produzione che per raddoppiare i fatturati devi prendere il doppio del personale, il doppio dei locali, è molto più complicato, molto più rischioso e molto più lento rispetto alla borsa. In più la borsa ti consente di lavorare da ovunque, in qualsiasi condizione economica, anche in caso di guerra, in caso di crolli di mercato, se sei dalla parte giusta e con i volumi lo sei, riesci a generare anche guadagni veramente interessanti. Quindi super importante avere questo tipo di contenuto. Ci siamo? Dopodiché vediamo che la nostra formazione comprende più di 15 anni di esperienza, che non sono tutti miei, come dicevo prima, ma partono da quello che ad oggi è il mio socio. La conoscenza che ti eviterebbe tutti quegli errori che senza dubbio faresti, come abbiamo fatto tutti all'inizio, attraverso un videocorso con più di 100 video, con 20 ore di contenuto circa, con vere operazioni a mercato aperto, videocorso che puoi guardare e rivedere a tuo piacimento per sempre, senza scadenza. Poi hai i nostri indicatori per un periodo di 6 mesi dal momento della tua richiesta, dopodiché c'è un rinnovo annuale. I 6 mesi non partono dal momento in cui tu diventi studente, ma partono dal momento in cui tu decidi di attivarli. Quindi se tu inizi oggi, mettiamo che lo attivi il 15 dicembre, dal 15 dicembre partono i 6 mesi di indicatori inclusi, dopo hanno un rinnovo. Poi hai 2 mesi di analisi quotidiana da parte di un nostro trader esperto che fa delle analisi tutti i giorni che puoi usare per raffrontare quello che tu stai facendo e stai vedendo. Dopodiché abbiamo un webinar di supporto settimanale in cui ti verranno date tutte le risposte, verranno chiariti i dubbi, verranno fatte analisi di mercato per sempre. Quindi hai i corsi, il supporto per sempre, poi hai 6 mesi di indicatori, 2 mesi di analisi, scaduti i quali c'è un rinnovo mensile o annuale. Ok? Quanto vale tutto ciò? 5.000, nonostante noi all'inizio abbiamo perso più di 10 volte questa cifra qui, che poi abbiamo abbondantemente recuperato, però chiaramente abbiamo deciso di creare quello che vuole essere un percorso per chiunque,
Quindi siamo resi conto che molti non hanno 5.000 euro per iniziare, quindi abbiamo deciso di venderlo a un prezzo simbolico di 1.747. Prezzo che, voglio dire, è una roba super economica, super economica, che a me è capitato di perdere in meno di un giorno all'inizio, senza però aver incassato niente, cioè senza aver guadagnato niente. Qui con 1.747 solo i soldi che non perderai saranno 10 volte tanto, perché ti garantisco che quando tu perdi in borsa non sai perché hai perso, non sai dove hai sbagliato, quelli sono soldi buttati. Qui invece tu sai esattamente cosa fare in ogni situazione. E io ho studenti che li fanno in meno di un giorno. Oggi abbiamo realizzato 5.000 euro di profitto. Domani sarà un video che pubblicherò sul nostro canale di YouTube. Però io ho studenti che li fanno in meno di un giorno. Voglio farti un altro regalo. I primi 5 che hanno deciso di diventare profittevoli e hanno deciso di comprare entro domani alle 13 riceveranno un ulteriore sconto aggiuntivo di 200 euro, che è di 1.547. Prezzo veramente, veramente irrisorio, considerato il valore. Il pagamento lo puoi fare tramite bonifico, tramite carta, tramite PayPal e tramite finanziamento. Allora, tu tieni conto che noi siamo, credo, l'unica realtà in Italia che ha una convenzione con una banca italiana che finanzia il nostro percorso. Tieni conto che una banca che finanzia un trader è qualcosa di più unico che raro, perché una banca presta soldi quando sa che la persona li può ridare indietro. Quindi normalmente uno che perde in borsa non può ridare indietro i soldi, è come uno che gioca d'azzardo, uno che perde in borsa. Se prestano i soldi ai nostri studenti, dopo un anno e mezzo di monitoraggio, è perché sanno che i nostri studenti è molto probabile che vadano a profitto. Mi spiego. Quindi è possibile tramite la finanziaria prenderlo a 40 euro al mese, che è 40 euro al mese è una cazzata, passatemi il termine, perché tu hai la possibilità di pagare una somma che non te ne accorgi neanche. Inizi subito e quando operi ti paghi la rata con la profittabilità. Poi PayPal ti consente di rateizzare a tasso zero in 3 rate oppure carta e bonifico. Okay. Chiaramente per il finanziamento e il bonifico potete contattarmi a questi dati, mentre per fare l'acquisto con carta o PayPal ti metto il link qui in chat, dove in sostanza arrivi in questa pagina. Faccio vedere. Puoi fare aggiungere al carrello, e qui ce ne sono due, mettiamone uno, dove il prezzo è 1.747, metti un codice che è sconto 200, applichi il codice promozionale, vedi che il prezzo è passato a 1.547. A questo punto puoi pagare con PayPal direttamente da qui, pagare con PayPal in 3 rate. Oppure se fai, procedi con l'ordine, qui compili tutti i tuoi dati e qui hai il modulo per pagare con la carta di credito. Poi puoi farlo anche da qua con PayPal, non è un problema. Però hai anche questa possibilità, ok? Mentre, ripeto, per PayPal, per pagamento con bonifico o pagamento con finanziamento, questi sono i dati. Chiaro? Fammi sapere se è tutto chiaro. Altra cosa estremamente importante, piattaforma, intanto vedete che il prezzo scende come avevamo visto. Piattaforma, noi utilizziamo questa piattaforma qui che si chiama Multicharts. È una piattaforma professionale che ospita i dati di borsa ufficiali come anche i dati volumetrici. Questa è una piattaforma che normalmente costa intorno ai 2.000 euro, però c'è un broker americano che noi siamo riusciti a trovare che te la dà gratis, quindi solo di piattaforma hai un risparmio di 2.000 euro
piattaforma che ti consente di avere i dati ufficiali in tempo reale, anche quelli volumetrici. Tutta la parte di studio di volumi, puoi installarci sopra i nostri indicatori in maniera tale da poter fare le analisi e questo lo apri, è un conto che puoi aprire con 150 euro, ti scarichi la piattaforma gratis, attacchi la fornitura di CQG, CQG è il fornitore dati, è il migliore fornitore al mondo, che ti dà i dati ufficiali in tempo reale, sia di prezzo che di volume, con 150 euro di deposito, che non è che li spendi, ma li metti in deposito. Diversamente spenderesti quasi 2000 euro. Poi, se ti piace questo broker, operi qui, se no, puoi operare anche su altri broker senza nessun tipo di vincolo. Chiaro? Dubbi, domande? Quindi diciamo che solo il risparmio di piattaforma vale il prezzo del corso. Come se ti stessi dando il corso gratis, avendo quella piattaforma lì. Domande, dubbi? Attendo giusto qualche minuto, se non ci sono domande. Perfetto. Tutto chiaro per tutti? Bene, benissimo. A questo punto, se non c'è altro, io vi ringrazio per essere stati con me un bel po' di tempo. Questi sono i miei dati, sia per contattarmi tramite WhatsApp che tramite mail. Qualsiasi domanda, dubbio, cosa che volete chiedere, potete farlo. Gli indicatori devono essere installati solo. Sì, esatto, sono 3 click per inserirli. Poi chiaramente abbiamo fatto i tutorial per far tutto, non è un problema quello. Qualsiasi dubbio o problematica hai sia il supporto che hai i tutorial. Sì, non è nostra quella piattaforma lì, quella piattaforma MultiCharts lì è una piattaforma professionale. Ok? Ottimo Franco, non ti consiglio di pensarci molto perché devi ragionare su qual è il tuo obiettivo. Se il tuo obiettivo è far numeri, questa è la tua strada. Ok, rimango a vostra disposizione per domani. Qualsiasi dubbio o domanda. Ci sentiamo telefonicamente o via mail o via WhatsApp. Grazie dell'attenzione, a presto.